Due partite, due vittorie, soprattutto oggi dopo un inizio difficilissimo, un grande ritorno delle azzurre. Sì, oggi era veramente difficile, probabilmente ancora più di ieri, un po' per la stanchezza che si era accumulata, un po' perché ancora giochiamo di mattina, facciamo un po' fatica, poi il loro gioco ci ha già messo in difficoltà dall'inizio alla fine, non si capiva proprio da dove arrivavano, sbucavano da tutti i lati, quindi è stata veramente dura, però insomma ce l'abbiamo fatta. Senti, l'intesa con Alessia Orro mi sembra che stia andando molto bene, sia ieri che oggi hai avuto un gran numero di palloni che hai messo a terra. Sì, sì, stiamo crescendo piano piano, ero convinta di questo perché insomma serve solo un pochino di tempo, visto che non l'abbiamo avuto prima, cioè cerchiamo di sfruttare anche le partite per crescere tutte insieme e sono sicura che più avanti andremo e più miglioreremo in generale. C'è un segreto in questa Italia che riesce a trovare sempre in panchina le sue risorse? E soprattutto quando vince i set le fa in maniera, diciamo, veramente convincente. Ma no, non parlerei di segreto, ma parlerei di disponibilità. Sono tutte le ragazze, sia che dentro che fuori, sono pronte a entrare, dal loro apporto, e penso che questo è il vero significato della nazionale, perché non ci sono solo 6 o 7 persone, ma appunto 12, 14 giocatori, anche quelli che insomma che sono rimasti a casa, facciamo parte tutti di un grande gruppo e quindi ognuno mette a disposizione tutte le sue armi. Il bello della nazionale è questo.